Mamma, guarda, una vacanza rilassantissima. Non potevo chiedere di più, veramente. Benvenuti, lei è il signor? Mi iscrivo a tutte le attività. Ma questa è la reception. Bravo, e iscrivimi pure alla reception. Sveglia ragazzi, sono le 5:47, avete 13 minuti per prepararvi. Alle ore 6 in punto ci aspettano per la cespolata sul Colle della Chiappa. Allora? Ragazzi, non lo so come avete fatto, avete scelto i giorni più caldi dell'anno. Dai, andiamo! Stiamo per cominciare i balli brasileiri. Su, su! Allora, io andrei. Con permesso. Eppure l'acqua di sta piscina, che è così fredda. Ore 30 primi e 45 secondi. Noè, ti ho battuto. Noè? Vacanzieri, vado ad annunciarvi il programma della settimana. Lunedì, pellegrinaggio alla Madonna dell'Acqua. Martedì, giro escursionistico nella foresta. Mercoledì, visita al museo della Prima Guerra Mondiale. Giovedì, visita al museo della Seconda Guerra Mondiale. Venerdì, concerto bandistico Terminillo. Sabato, Olimpiadi della Cuccagna e a seguire Sagra della Tellina. E poi, domenica, tombolone. Adesso vado a passarvi i programmi dettagliati con tabella di marcia. Vabbè, sai che dico? Meglio pochi, ma buoni. Excuse me, Gunterman, Erweis wo die Colle von Chiappa? Noè, vedi che spostiamo la cena di qualche minuto perché la Leti è in ritardo. Ragazzi, ma con questa organizzazione non si va da nessuna parte, eh? Male, 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 ragazzi, sono obnubilato. Io non... ma perché? Ma insomma, un minimo di organizzazione, l'ho detto dall'inizio, attenzione. Vera, noi siamo arrivati, esci. Due minuti che siano due però, vabbè. Scusi, non è che ho visto due ragazzi, i miei amici mi stavano aspettando. Qui non c'è più nessuno, stavo per chiudere. Ma perché, è già mezzanotte? Eh no, è già ottobre. E poi che palle, sta musica latina, tutto il tempo para para para, gni 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 gni. Ma che sei matto? Tu con sta pelle bianca vieni al mare senza metterti una protezione. Guarda che il sole non è più quello di una volta, è un attimo. Ma guarda, è tutto l'anno che faccio una preparazione speciale, roba di vitamina D, beta carotene. E poi comunque conosco benissimo la mia pelle, quindi tranquilli. No ragazzi, la prevenzione non è mai troppa. Io ho sentito di gente che c'è morta per le macchie solari. Ma... Vera, come stai? Ma io te l'avevo detto però, eh? E poi guarda che con il ventilatore così puntato mica va bene. È un attimo! Vera, come stai? No, sono Roberto, il fratello. Perché? Non hai saputo? Capita. Quello è un attimo.